Benissimo, buongiorno a tutti, io sono Daniela Laigueglia, segretario della piccola industria. Vi ringrazio per essere anche qui oggi al nostro ormai decimo momento di approfondimento, di focus, appunto, relativo a una serie di attività, di argomenti che abbiamo affrontato in questo momento di emergenza sanitaria. Abbiamo trattato alcune tematiche particolarmente tecniche che hanno visto degli aggiornamenti. Citavo poc'anzi una serie di decreti che sono usciti, anche corposi, e quindi ogni tanto servivano degli elementi per riuscire a capire, a chiarire, a fornire delle indicazioni alle aziende che fossero puntuali e quindi poter rispettare le norme nella sicurezza di tutti. Oggi andremo a parlare dello smart working. Ci sembrava opportuno fare un riferimento sia al quadro normativo sia agli aspetti tecnici. Ovviamente non potremo andare nel dettaglio della tecnologia, ma sono delle indicazioni generiche che verranno date oggi. L'aspetto, come dire, normativo verrà affrontato dal nostro collega Massimo Richetti, responsabile dell'area sindacale, che appunto ci darà un'indicazione di questi elementi, e poi invece gli aspetti tecnici nella loro generalità verranno affrontati dal nostro responsabile informatico Paolo Buttigliengo. Avremo poi modo di capire come le aziende affrontano queste tematiche con due case history. Sono due aziende che ci porteranno la loro testimonianza. Una è la Metro Consult con il dottor Felice Fulvio Faraci e Claudia Pizzotto. Pizzotto, adesso vorrei dire una cavolata, ma ecco, del Pizzato. Pizzato, eccoci, pardon, chiedo scusa Claudia, Niente. del gruppo Sky, responsabile delle risorse umane del gruppo Sky. L'obiettivo è appunto quello di fornire alcune indicazioni di come questo strumento può essere utilizzato. Abbiamo avuto una forte spinta da questa emergenza che ci ha portato verso questa tecnologia, ma poi capiremo meglio come poterlo utilizzare in maniera poi, dando poi una continuità a questo strumento. Lascio la parola al presidente della piccola industria, Giovanni Fracasso, per un saluto iniziale di indirizzo che appunto poi e poi dopo un attimo la parola al dottor Riccardo Rosi, che è vice direttore dell'Unione Industriale, amministratore delegato di Skillab, prezioso partner Skillab in questa serie di attività di divulgazione necessarie appunto per supportare le aziende in questo momento. Prego, presidente. Grazie segretario, come sempre Daniela ha detto tutto e quindi a me non resta quasi niente da dire, Oh, quindi va bene così. mi sono Va bene così, contenuta. va bene così, secondo te? No, va bene così. Sono due brevissimi cenni. Allora, uno è questo. Questo è il decimo webinar e non abbiamo ancora passato il mese perché il primo l'abbiamo fatto il 9 marzo. Questo mi fa pensare che anche per il mondo delle imprese c'è bisogno di accorciare il social distancing, perché comunque Confindustria, per noi l'Unione Industriale e la piccola in particolare, sono il modo, tra virgolette, di socializzare, che è un socializzare che non è per tenersi compagnia, ma è per confrontarsi, per scambiarsi informazioni, per cercare di capire quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo lo sappiamo tutti, fatemi solo dire che per quanto la fantasia, e la paura già il 9 marzo, il primo giorno del primo webinar galoppassero, oggi a meno di un mese di distanza siamo in scenari che nemmeno erano immaginabili. Quindi è cambiato più e più volte lo scenario italiano e mondiale. All'inizio eravamo molto preoccupati del fatto che noi facessimo un lockdown e non lo facessero gli altri paesi, diciamo così, concorrenti. Ora questa preoccupazione è scemata, nel senso che vediamo che tutto il mondo si è in qualche modo fermato, dobbiamo capire invece, attrezzarci invece per la ripartenza. Dobbiamo cominciare a pensarlo, ci sono gruppi di lavoro, l'avete visto anche sulla stampa, sono usciti degli articoli, stiamo lavorando come Unione Industriale intensamente a fianco del Politecnico e di altri enti per cercare di capire quali possono essere i criteri da attuare nelle nostre aziende, perché chi ripartirà per primo, non a livello di azienda ma a livello di paese, di sistema paese, avrà un vantaggio competitivo enorme nei confronti degli altri. Avrete anche notato forse che
la stessa Germania dice che ha bisogno di noi, ha bisogno che la nostra, che le nostre aziende della filiera dell'automotive ripartano, perché sennò non possono ripartire neanche le loro. Le filiere ormai sono interconnesse a livello internazionale e anche intercontinentale, e lo stop di uno diventa lo stop di tutti quanti. Quindi se non sarà magari la solidarietà tra i paesi, l'amicizia e diciamo la carità a far sì che le persone, che i paesi si aiutino, lo può diventare invece l'interesse in questo senso. Un solo cenno sullo smart working. La mia azienda è in smart working dall'inizio dell'emergenza e devo dire che questo ci ha consentito di essere operativi, non al 100%, però di essere operativi probabilmente al 70-80% della nostra operatività. E al di là della questione Ateco, questo ci ha anche consentito di tenere comunque aperto il fatto di poter stare smart working. Dopodiché stiamo anche imparando una cosa, che smart working non significa semplicemente avere un PC, poter fare, attrezzarsi con qualche software di videoconferenze, fare delle gran videoconferenze, perché questo è estremamente defatigante e non aumenta particolarmente, anzi diminuisce la produttività rispetto al fatto di potersi incontrare di persona. Smart working deve essere molto più di questo, no? Deve essere anche utilizzare processi nuovi che consentono di essere altrettanto efficienti o addirittura meglio, di migliorare l'efficienza lavorando a distanza. E credo che questa riflessione vada fatta e credo che la giornata di oggi possa servire, possa essere utile in questo senso. Quindi ringrazio i relatori e ringrazio Daniela per il contributo continuo che dà alla piccola e in particolare anche nel costruire questi strumenti, che sennò queste attività non sarebbero possibili se non ci fosse l'abnegazione di alcune persone dietro, tale quali sicuramente in prima fila Daniela, ma anche il nostro Paolo Buttigliengo, che consente a tutti quanti i funzionari dell'Unione Industriale di lavorare anche in smart working, e quindi diciamo che lui ne sa qualcosa. Ecco. Bene, auguro buon lavoro a tutti e ci sentiamo poi più tardi. Grazie. Grazie Presidente. Sicuramente un lavoro di squadra che ci permette comunque di continuare ad essere di supporto alle nostre aziende, ognuno con i propri ruoli e le proprie modalità. Riccardo, vuoi ancora anticipare un attimo? Ma io aggiungo solo una nota metodologica salutando tutti, perché quando ideammo qualche mese or sono un progetto denominato con un lungo hashtag le competenze che non ci sono, avevamo in mente, se n'era parlato anche in alcune riunioni fatte con esperti dell'HR, tra cui proprio una delle relatrici di stasera, cioè l'amica Claudia Pizzato, di andare a cercare quegli ambiti nei quali normalmente noi non abbiamo una competenza consolidata e che invece nasce non da una dottrina o da uno studio particolare, ma nasce dall'esperienza contemporanea e interagente di più attori. Ormai le competenze sono talmente, come dire, fluide, che liquide si direbbe come una volta della società, che vanno messe a fuoco con procedimenti complessi. Però non avremmo mai immaginato di avere un battesimo di fuoco dopo le prime sperimentazioni fatte in un ambito abbastanza delimitato e comunque nuovo per molti imprenditori, cioè quello della comunicazione social, di allargarlo invece a tutta un'altra serie di temi che invece questa emergenza ci hanno reso indispensabili. Rimane però il criterio con il quale abbiamo affrontato come Skillab e successivamente coinvolgendo anche le richieste diffuse che Daniela e la piccola industria hanno messo al centro a questo punto dell'obiettivo del progetto, abbiamo però mantenuto questo approccio di fondo. Cerchiamo in ogni caso di creare nuove competenze, ma basandoci su competenze che ci sono.
magari non sono così note, non sono così diffuse, a volte non sono così valorizzate. Penso alle tante difficoltà che gli IT manager, tra cui il mio amico Paolo, oltre che a condurre il TG dell'Unione Industriale, ha affrontato in tutti questi anni per dare una rete. Ci sono poi degli strumenti, ci sono poi degli accorgimenti, ci sono, ahimè, anche degli investimenti, e tutto questo spesso viene considerato un fastidio, quando non ancora peggio. Allora, tutto questo però ci deve, ripeto, ancorare alla novità nel modo di esplorare, ma anche alla competenza nel modo di valorizzare quelle che ci sono. Altrimenti rischiamo di fare delle cose che poi non funzionano e a lungo andare sono negative anziché un elemento di progresso, che è uno di quei lasciti che speriamo questo infame periodo ci lascerà, cioè la capacità a questo punto imparata ad urgenze sul campo di gestire meglio le nostre relazioni attraverso le attività a distanza. E con ciò ho detto fin troppo e quindi buon lavoro. Io aggiungo solo per, come dire, indicazione al progetto che faceva riferimento Riccardo Losi, cioè alle competenze che non ci sono, che è un progetto che è stato realizzato con il finanziamento dell'Unione Industriale e della Camera di Commercio di Torino. Quindi, come dire, ringraziamo anche per questo contributo. Io non ruberei altro tempo ai nostri relatori, lascio quindi la parola a Massimo Richetti, che quindi inizierà ad affrontare la tematica dello smart working, dandoci delle indicazioni appunto a livello normativo e quello che poi sono state le facilitazioni che sono appunto emerse dai vari decreti proprio in questo momento di crisi. Massimo, a te, devi mettere il microfono. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo a dire un po' che cos'è questo smart working, che fino a pochi mesi fa era ancora uno strumento utilizzato da poche aziende, soprattutto grandi aziende che lo avevano già sperimentato da qualche anno, e invece, come si diceva prima, improvvisamente è diventato quasi la modalità più diffusa che vediamo nelle nostre aziende. Lo smart working, che in italiano si chiama lavoro agile, è stato inserito nel nostro ordinamento da poco tempo, nel 2017, con la legge 81, e quindi ha quasi 3 anni. Ed è un po' l'evoluzione del telelavoro. Molti ancora oggi lo usano come sinonimo telelavoro, ma in realtà sono due cose profondamente diverse. Il telelavoro aveva una struttura molto rigida, praticamente era la riproposizione della postazione lavorativa dell'ufficio presso l'abitazione del lavoratore, con tutta una serie di oneri e di costi a carico dell'azienda che ne avevano determinato uno scarsissimo utilizzo proprio per la farraginosità della normativa che accompagnava e anche le responsabilità del datore di lavoro che accompagnavano questo strumento. Il lavoro agile invece ha, diciamo, come dice la parola stessa, reso più semplice questa modalità di lavoro a distanza. È stato inserito, tra l'altro, in una legge che si intitola sul lavoro autonomo, e quindi fa un po' intuire la natura ibrida di questo rapporto di lavoro, cioè la prestazione lavorativa che viene spogliata di quelle che sono le sue caratteristiche spazio-temporali, che contraddistinguono invece il lavoro subordinato tradizionale, come l'abbiamo sempre conosciuto e come l'abbiamo sempre svolto. Questa norma cosa dice? Mette già subito in evidenza le due caratteristiche, cioè questa norma dice che viene promossa questa forma di lavoro, questa modalità di lavoro. Dico modalità di lavoro perché il lavoro agile non è una nuova forma di lavoro subordinato, come anche qualcuno a volte sostiene. In realtà è tipico lavoro subordinato che si svolge in un altro luogo e in assenza di quelle rigidità che sono invece costrette dalla normativa sull'orario di lavoro. Poi qui entriamo nel merito su alcuni piccoli dettagli. In sostanza, la norma che cosa dice? Favorisce da un lato la competitività delle imprese e dall'altro la conciliazione dei tempi di vita di lavoro
del lavoratore. Per fare questo è necessario, anzi era necessario, un accordo tra il lavoratore e l'azienda, e qui c'è la prima novità che ha invece introdotto tutta questa disciplina susseguente del coronavirus. In sostanza, già dal primo decreto, quello di fine febbraio, del governo, era stato detto che nel caso di lavoro agile l'accordo tra lavoratore ed azienda poteva essere sostituito con una autocertificazione direttamente da inserire poi nella procedura burocratico-amministrativa che fa sì che questo sistema, questa modalità di lavoro possa essere applicata. In sostanza, questo accordo o questa autocertificazione cosa va a definire? Va a definire una modalità organizzativa che si può svolgere anche per fasi o per cicli, che è senza precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro. Quindi viene tolta quella che noi tradizionalmente conosciamo, la forma di prestare il proprio lavoro subordinato, che quindi potrà essere svolta, anzi dovrà essere svolta per qualificarsi come lavoro agile, in parte in luogo all'esterno dell'azienda. Oggi anche questo in parte è un po' superato dalla situazione di emergenza, perché nelle aziende che sono state colpite dal lockdown del governo e quindi non possono lavorare, cioè non possono stare aperte in sostanza, possono però continuare a svolgere le attività, se riescono e se possono, con le modalità di lavoro agile. E quindi in questo caso non sarà più una parte del lavoro svolta all'esterno, ma sarà la totalità svolta all'esterno. Quindi seconda differenza che il coronavirus ha portato alla forma invece più classica legale del lavoro agile. Questo discorso che poi magari sentiremo dai nostri testimoni aziendali, cosa ha comportato questa modifica concettuale dello spazio, dell'orario, del luogo di lavoro, come l'hanno adottata loro, ha fatto sì che cioè anche quelle, chiamiamole, diffidenze che erano all'inizio spesso attorno al lavoro agile, sono state un po' superate, un po' per forza maggiore, quindi chi vuole lavorare oggi, che può solo farlo con il lavoro agile, ha dovuto adeguare un po' anche la propria organizzazione aziendale, anche il proprio modo di pensare, perché soprattutto all'inizio noi avevamo molte difficoltà nel diffondere questa modalità di lavoro, perché veniva meno il controllo, cioè il potere di controllo dell'azienda, che in certi casi è ancora considerato una modalità unica per poter verificare se il dipendente fa il lavoro per cui lo pago e invece sta tutto il giorno lì magari a fare altro sul suo computer. Anche in ufficio a volte capita questo, purtroppo. Quindi in sostanza questa tipologia di lavoro ha anche un po' cambiato un po' l'approccio di quelle che sono le moderne organizzazioni aziendali. Altri contenuti, sempre per rimanere nel mio compito di racconto giuslavoristico, è il tempo dell'orario di lavoro. Allora qui anche siamo usciti da questo concetto di orario, anche se il principio del tempo che il lavoratore utilizza per fare il lavoro che gli viene assegnato può essere definito dall'azienda, cioè l'azienda potrebbe dire tu devi rimanere collegato col tuo computer aziendale un certo numero di ore, che ovviamente devono essere un numero di ore compatibili con la legge, e cioè le 48 ore di lavoro settimanali comprese le prestazioni in straordinario. Sul concetto di straordinario, lo dico già subito, noi sconsigliamo alle aziende di andare a fare una rigida strutturazione dell'orario, perché è chiaro che dal punto di vista del controllo dello straordinario non è possibile che l'azienda possa fare effettivamente la verifica, ma sarebbe, qua c'è di nuovo qualcuno che ci condivide il proprio schermo,
Non so chi sia, chiedo l'intervento dell'amico Paolo e vediamo se Fiorina, torniamo tutti scusa, Fiorina dovresti togliere la condivisione dello schermo. È Fiorina che ci condivide il suo schermo. Sì. Se vuole effettuarci anche un bonifico, visto che è un elenco quello di... volentieri fornisco io il mio IBAN. Per comunicare prima. Il nostro IBAN. Massimo, ne approfitto, hai la webcam che balla molto. No, ma perché sono io che tocco il tavolo, è il mio tavolo. Quindi adesso non lo tocco più, così non balla. Non viene l'effetto mal di mare, anche se qualcuno ha lo sfondo del mare. Allora, scusa, mi approfitto ancora per questa piccola, visto che ti abbiamo interrotto tutti. Ricordo a tutti che per le domande potete utilizzare la chat e le trattiamo in conclusione dei vari interventi. Quindi, qualunque siano le vostre richieste, potete poi metterle e in chat poi le gestiremo alla fine. Massimo, non dico più nulla. Ok, no, tanto 15 minuti, noi ci siamo detti. Quindi lasciamo poi spazio alle domande. Per parlare ancora di qualche caratteristica del lavoro agile, dicevo quindi che il modo migliore è quello forse di non assegnare un orario di lavoro, ma ragionando al contrario, assegnando un periodo di disconnessione durante il quale l'azienda si astiene dal comunicare con il lavoratore, o meglio, l'azienda può anche comunicare col lavoratore, ma il lavoratore non è obbligato a rispondere tempestivamente, come invece dovrebbe essere durante il lavoro agile. Un'altra caratteristica qui, possiamo dire, forse inutile della legge, la legge parla di possibili utilizzi di strumenti tecnologici, ma non si capisce come si possa fare il lavoro agile in assenza di strumenti tecnologici, e quindi questo evidentemente chi ha scritto la norma forse era ancora legato a una tradizione manifatturiera. L'altra caratteristica che si può introdurre nel remote working, si può fare sia a tempo indeterminato sia per un determinato periodo di tempo, cioè l'azienda potrà, d'accordo con il lavoratore o come nel nostro caso di coronavirus, ricordo che queste agevolazioni, queste semplificazioni sono in vigore fino al 31 luglio del 2020, il 31 agosto è quello della cassa integrazione. Quindi, come dicevo, si può dare un periodo per dire tu farai lo smart work per 3 mesi, 6 mesi, un anno, quello che interessa l'azienda e il lavoratore, oppure si può anche definire a tempo indeterminato. La differenza è che se una delle due parti vuole recedere da questo accordo, nel caso di tempo indeterminato dovrà dare un preavviso di almeno 30 giorni, se invece subentra un giustificato motivo che possa far interrompere questo lavoro agile, il contraente potrà farlo interromperlo anche senza il preavviso. Questo nel caso di tempo indeterminato. Se tempo determinato, ovviamente cesserà e le parti potranno di nuovo ricostituirne uno successivo. Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, qui non ci devono essere differenze, cioè la legge parla chiaro, dice che il trattamento economico e normativo non deve essere inferiore a quello che è complessivamente garantito al lavoratore durante il suo lavoro, come previsto dai contratti collettivi. Poi qui, se volete, facciamo qualche approfondimento. Altri aspetti particolari dello smart working: il potere di controllo e il potere disciplinare. Questo ve l'ho già un po' anticipato. In realtà qui diciamo che il lavoratore da un lato viene accollato di una responsabilità sui risultati, sul proprio lavoro che deve rendere all'azienda, e l'azienda fa un po' un passo indietro e quindi si astiene dall'effettuare quel classico controllo visivo che fisico, che invece avviene nel controllo normale. Quindi qui scompaiono quelle cose tipo la contestazione per l'abbandono anche temporaneo del posto di lavoro, questi concetti qua oggi non ci sono più, o i minuti di ritardo in ingresso da recuperare, salvo che venga fissato un orario rigido, ma come diciamo noi lo sconsigliamo vivamente. In questi casi
Ci sono altri aspetti che qui però entriamo in un campo minato, che è quello del controllo a distanza dei lavoratori. Qui parliamo dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, quello che era nato per vietare l'utilizzo delle telecamere nei posti di lavoro. Qui, come tutti sappiamo, le possibilità di controllare a distanza l'attività del lavoratore attraverso sistemi informatici, poi l'ingegner Buttiglienco ci può svelare tutti questi segreti, è ovviamente possibile. Qui l'importante è che venga comunicato al lavoratore quali sono i suoi obblighi, le sue responsabilità e quelle che sono anche le possibilità dell'azienda di controllare queste attività, che possono anche, che come sempre diciamo, hanno poi il secondo fine di fare un controllo in utilizzo poi per fini disciplinari di questi sistemi di controllo. Se uno non li utilizza per i fini disciplinari, diciamo che non è che può fare controllare quello che vuole, ma comunque ha oggi, in base anche all'evoluzione della normativa, uno spazio un po' più ampio di quello che avevamo quando è nata questa normativa. Bisogna consegnare poi al lavoratore una, diciamo, come chiamarlo, un vademecum, un decalogo o comunque un documento dove siano ben spiegate tutte quelle che sono le normative sulla sicurezza e sulla salute, perché qui il problema, l'altro problema, l'altro campo minato su cui ci incamminiamo con lo smart working è poi quello invece degli infortuni e quello della situazione per cui il lavoratore diventa anche lui responsabile della propria salute, della propria sicurezza sul lavoro, perché non avendo l'azienda individuato un luogo di lavoro di cui poi è responsabile per i fini della sicurezza sul lavoro, come nelle prime bozze avevamo visto di questo disegno di legge, che fortunatamente anche con l'azione di Confindustria siamo riusciti poi un po' a modificare, ad attenuare, qui è ovvio che al datore di lavoro non si può chiedere, non si può accollare la responsabilità completa di tutto quello che succede nella casa o nel luogo prescelto dal lavoratore per andare a prestare la propria attività, tant'è vero che poi qui la normativa si chiude con una parola che è un criterio di ragionevolezza. Cioè vuol dire che anche qui, in caso di contenziosi, in caso di giudizio, ci sarà poi una valutazione anche della modalità con la quale il lavoratore ha prestato la propria attività, il luogo che ha scelto per andare ad effettuare il proprio lavoro. L'ultimo, diciamo, delle caratteristiche che il lavoratore deve osservare è quello della sicurezza dei dati. Siccome il lavoratore ha l'utilizzo poi di strumenti tecnologici e sappiamo benissimo, poi approfondiremo dopo, che la possibilità di accedere ai dati sui computer aziendali, sui computer portatili, è molto diffusa, allora anche qui il lavoratore dovrà prestare alcune cautele, quindi non mettersi a lavorare col suo PC magari in un bar affollato, anche se ormai i bar affollati non esistono più, quindi questo problema è superato. Non dovrà magari agganciarsi a delle reti la cui sicurezza, la cui protezione non è certo. Quindi una serie di cautele che lui dovrà osservare per non perdere i dati dell'azienda o non farli visitare da persone non gradite. Per quanto riguarda invece un po' più gli aspetti motivazionali per cui si ricorre allo smart working, io qua lascerei poi la parola alle aziende, ne cito solo alcuni che sono i più diffusi quando abbiamo un po' fatto i nostri corsi sullo smart working, quindi ci siamo chiesti ma perché l'azienda ricorre allo smart working. Allora qui ci sono come sempre due partiti, no? Ci sono i fans dello smart working, cioè i modernisti, che tutto quello che è nuovo e moderno è ottimo, e ci sono i tradizionalisti che invece
lo considerano ancora uno strumento un po' ostile. Probabilmente il coronavirus farà cadere qualche ostilità, qualche diffidenza su questo, o magari la farà crescere, dipende qui da come viene utilizzato. È uno strumento che deve essere usato in maniera intelligente. Non tutti i lavori si possono fare in smart working. Qui è compito dell'azienda andare a fare una rigorosa verifica di quella che è la sua organizzazione, di quelle che sono le competenze e le mansioni dei dipendenti, quindi questo ci può anche servire a capire eventuali potenzialità di sviluppo di persone, valutazioni anche sulla professionalità dei collaboratori e quindi diciamo diventa uno strumento anche di gestione del personale che può aiutare le aziende a rivisitare la propria organizzazione anche in prospettiva. Alcuni aspetti che ci sono stati così evidenziati come interessanti sono quelli che un utilizzo dello smart working diffuso può comportare una serie di benefici anche in termini di costo, in termini di locali, perché banalmente se uno ha un ufficio, un open space dove abbiamo magari 4-5 postazioni lavorative, se una postazione è a rotazione smart working non avremo bisogno di 5 scrivanie, ne basteranno 4. Quindi riduzione anche delle dimensioni dei locali dell'azienda. Avremo una riduzione anche dei costi dell'energia, perché, e questo non l'avevo detto, lo smart worker si fa carico dei costi della propria abitazione, no? Cioè usa la propria rete, usa la propria corrente elettrica. E quindi questi sono altri aspetti che vengono considerati un risparmio anche per l'azienda. Il lavoratore avrà dei benefici diversi, avrà il beneficio magari che non deve utilizzare il proprio mezzo, la propria automobile, il treno, il pullman, il mezzo di trasporto per raggiungere l'azienda, con anche conseguenti benefici dal punto di vista dell'impatto ambientale, dell'inquinamento e quindi delle emissioni del clima. E poi vabbè c'è la classica motivazione che è la conciliazione vita-lavoro, da una parte, e dall'altra parte alcune aziende sostengono una maggior produttività, perché se certi tipi di lavoro, magari in ufficio, vengono svolti in un ambiente dinamico, ma che comunque comporta delle distrazioni da parte della tipologia di ufficio in cui uno è collocato, invece magari lo stesso lavoro fatto nella propria abitazione, concentrato, senza disturbi, dipende poi dal tipo di coinquilini o di famiglia in cui si vive, e questo dipenderà poi e potrà indurre anzi un maggior beneficio anche dal punto di vista della produttività. I miei 15 minuti sono scaduti, e io mi fermo qua, adesso attacco poi anche la chat, comincio a leggere. Sì. Delle domande a cui devo poi rispondere. Sì, perché infatti ne sono arrivate alcune piccole richieste di precisazioni su più che altro procedurali, a quello che ho capito. Io lascio adesso, iniziamo ad affrontare invece quello che sono le tematiche più tecnologiche, quindi proprio le modalità di strutturare la rete, l'azienda dal punto di vista di tecnologia e di sistema in termini generali, l'ingegner Paolo Buttigliengo, il nostro responsabile informatico, ci inizia ad illustrare un pochettino quello che sono questi elementi. In questo caso la condivisione dello schermo è voluta perché è proprio Paolo che ci parlerà, quindi Paolo, a te la parola. Paolo, non ti sentiamo. Sei in muto, Paolo? Okay. Perfetto, grazie. Non si toglieva il muto. Ci provavano a farmi star zitto, come si suol dire. Allora, eccoci qua. Vedete tutti a posto? Ok. Buongiorno a tutti. Come dicevamo prima, passiamo un po' a un aspetto un pochettino più tecnologico. Il mio intervento oggi vuole un po' far finta di fare quello che noi facciamo in questi giorni qua, cioè dire voglio fare una torta, apro il frigo e vedo gli ingredienti che ci sono. Ecco, noi iniziamo a vedere che cosa abbiamo in azienda per vedere
come possiamo evolvere per andare a fare lo smart working. Prima slide che metto è questa, che è piaciuta molto. Ecco, io da quando sono iscritto a LinkedIn non sono mai stato uno, come dire, dei più grandi likers, ma quando ho messo questa immagine ho ricevuto più like di quando in 10 anni, come ti avanzi, in 15 anni di LinkedIn in cui io sono iscritto. E questo ci fa subito capire che cosa è avvenuto. Cioè, io mi sono reso conto in questi giorni di come tutti gli sforzi fatti insieme soprattutto al dottor Rosi e da me verso i miei colleghi siano stati in un attimo raggiunti grazie al Covid-19. Cioè, cose che non avrei mai pensato di riuscire a fare, di riuscire a far fare alle persone qua all'interno, in un attimo si sono realizzate e anche direi con ottimi risultati. Vediamo un po'. Allora, partiamo dicendo, è arrivato coronavirus, da domani tutti a casa, al lavoro o in quarantena? Qua dipenderà un po' da noi. Se la nostra azienda partiva già poco digitalizzata, il tutto era abbastanza più complicato. Per quanto uno magari si sforzasse a portare della digitalizzazione, vi era sempre una grande resistenza al cambiamento, per cui questo porta inevitabilmente a dare più complicanze a attuare questi processi, perché ovviamente la carta faceva ancora da padrone. In più, non è solo una questione di resistenza, ma quanto è pronta l'azienda a livello tecnologico a fare un salto come questo qua. E infine, certamente tutto questo si applica ad aziende di ramo terziario, ramo impiegatizio, oppure alla parte dell'azienda degli impiegati, perché ovviamente se sono costretto a lavorare a bordo macchina non c'è smart working che tenga. Una piccola considerazione che sembra banale, ma secondo me non lo è. Immaginiamo se non fosse iniziata la fatturazione digitale un anno fa, che cosa sarebbe successo? Cioè, io attualmente ho le signore della nostra amministrazione che stanno lavorando interamente da casa, fanno anche di più e loro stesse mi dicono che lavorano più ancora di quanto sono qua. Primo perché non hanno lo stress, come dire, di dire vado, torno. Una di queste persone abita anche lontano, per cui già solo 40 minuti andare, 40 minuti tornare, ti pesano di meno e allora li dedichi più volentieri all'azienda. E il resto, grazie anche alla fatturazione digitale, non hanno praticamente nessun documento cartaceo, cosa che già solo 2 anni fa sarebbe stato un vero disastro. Partiamo da un punto fondamentale. Dove siamo e dove vogliamo spingerci per arrivare al livello desiderato di smart working? C'è un problema, chiamiamolo così, di base. Sappiamo che cos'è un desktop remoto, oppure sappiamo che cos'è una VPN. Questo intervento ovviamente non è fatto per aziende che normalmente lavorano già con body rental o cose del genere, ma è fatto per l'azienda che di colpo si trova, come è anche successo a noi, catapultata dall'ufficio a casa, per cui i nostri utenti non hanno la consapevolezza, come è giusto che ai noi sia, di fare quello che andranno o che quello che fanno ora. Noi è la prima settimana dove finalmente abbiamo avuto un crollo delle richieste da parte degli utenti di aiuto, perché questo vuol dire che finalmente si sono stabilizzati. La gente fino a poco tempo fa non sapeva cos'era un desktop remoto, la VPN, che cosa vuol dire sta parola, e soprattutto non avevano la consapevolezza di che cosa vuol dire avere la disponibilità dei propri dati che normalmente hanno in ufficio fino al venerdì sera, e ovviamente bisognava anche andare a inserire alcune consapevolezze a livello di privacy, perché loro da casa vedono tutto quello che passa in ufficio tutto il giorno, e come loro lo vedono anche i loro familiari. Io ho avuto a che fare proprio per richieste da parte dei miei colleghi prima di andare smart working con il marito, il figlio che
li aiutavano per configurare i loro computer, così come io stesso ho aiutato mia moglie a configurare il computer per fargli fare smart working nel suo lavoro, per cui conseguentemente, involontariamente, uno andava a vedere questi dati, per cui dare consapevolezza informando e, come ha detto già anche il dottor Richetti, anche con delle note informative affinché loro si rendano più conto di questo. In più, questo dà anche lo smart working una sorta di, a parte queste tre settimane, come dire, alla baionetta, non avere più la concezione del tempo e per cui i colleghi iniziano anche a chiedere il supporto il sabato e la domenica, ma supporto anche con pretesa. Cioè, ti scrivo la domenica mattina e se la domenica pomeriggio non mi hai risposto, pretendo anche che mi rispondi. E questo non è facile, soprattutto per chi deve amministrare sistemi come i nostri. Allora, partiamo velocemente. Non hanno, le persone hanno chiaro il concetto del desktop remoto? Nel senso, io ho passato con molte persone a spiegare che cos'era, cioè non avevano il concetto di dire, ma questo computer che ho davanti, che cos'è? Ma posso usare l'applicazione? Noi abbiamo il nostro gestore documentale, il nostro gestionale, ma li posso usare? Sì, è il tuo computer, ma posso. Per cui la prima fase, una volta superata, andava poi a fare la seconda, cioè l'assuefazione da desktop remoto. Io ogni mattina, non lo nego, una o due macchine che vado a riaccendere perché sono state spente da casa il pomeriggio prima, le ho. Perché man mano che si sta 8 ore davanti a un desktop che non è quello del proprio computer, le persone iniziano a pensare che quello lì sia il desktop del loro computer che hanno davanti e vanno così, come dico, in assuefazione, per cui uno fa arresta sistema, solo che sta arrestando quello in ufficio. Una volta che è arrestato, o c'è qualcuno che ci riclicca il pulsante oppure non si può fare. Al contrario, una volta che io sono nel desktop remoto, cerco di fare tutto da lì. Anche le cose che potrei fare nel mio, come ad esempio una videoconferenza, per cui persone che cercano di fare le videoconferenze dal PC remoto, ovviamente lamentandosi del fatto che non riescono né a sentire né a parlare, perché, come si spiega, dovresti essere là davanti. Per cui questo ovviamente è quel livello che vedremo tra poco, intermedio di aiuto allo smart working, che può essere utilizzato prima di fare un vero salto. Il desktop remoto, come dico, è la strada più semplice, ma nel nostro caso attualmente, ma perché siamo in un regime di emergenza, è la più dispendiosa in termini energetici, perché costringe a lasciare il computer acceso 24 ore su 24. A meno che uno non passi a una novità, che non è più novità, e si chiamano VDI, che si chiamano Virtual Desktop Infrastructure, cioè macchine virtuali, cioè i desktop virtuali, che non sono più i nostri computer, ma stanno tutti sopra a un, chiamiamolo, unico server, e dove ognuno, sia che sia in ufficio, sia che sia all'esterno, accede sempre lì. E per questo noi non abbiamo più 100, 200, quanti siamo all'interno, computer accesi. Vediamo alcuni scenari velocemente. Allora, primo caso, azienda, io adesso ho messo 5 dipendenti per dire che è una piccola microazienda, settore servizi, senza firewall, per cui la DSL, quella pura che ci arriva da Libero, Tiscali, Team, qualsiasi provider, però senza documenti cartacei, per cui abbiamo perlomeno questa variante. Tutti hanno un PC desktop e non c'è nessun server, allora cosa faccio? In caso ovviamente di pandemia, perché portarsi in giro i computer fissi a casa e al lavoro è un po' scomodo, allora mi porto i PC a casa. Se però uno di questi, diciamo 4-5 PC, è un piccolo server nel quale gli altri vanno a mettere i dati, io posso spostare i dati su OneDrive, Google Drive, cioè queste piattaforme gratuite, e do la password a tutti. Questo, il cosiddetto cloud, non costa niente, perché normalmente una piccola azienda magari non ho 50 giga di dati, e per cui la gente da casa ci accede e riesce lo stesso, come dire, a lavorare. Sì, è fattibile assolutamente, come vedete, però ci ritroviamo in una situazione di sicurezza molto bassa, perché mettiamo i nostri dati su Google Drive, su OneDrive che sia, implicano fare una nostra copia dei dati a Google, non facciamo i backup, e ovviamente non essendo in presenza di account business, perché se noi andiamo a spendere un po' di soldi per metterli sulle piattaforme
seppur visibilmente identiche, ma completamente diverse come struttura, diventa tutta un'altra questione. Vediamo invece uno scenario 2, sempre uguale a prima, dove se tutti i PC hanno un desktop e non possono essere mossi dalla loro postazione di lavoro, allora posso acquistare delle licenze di desktop remoto. Queste licenze, che sono quelle più conosciute, TeamViewer, quelle che usano spesso i nostri fornitori per collegarsi al nostro computer per farci teleassistenza, sono ovviamente acquistabili, costano circa 18-20 euro al mese, però cosa hanno? Hanno l'ottimo che noi ci andremo a collegare in remoto ai nostri computer. Però cosa succede? Che se l'azienda non è completamente chiusa, abbiamo una sicurezza molto bassa, perché comunque questi nascono proprio per fare teleassistenza, cioè far vedere a chi sta, lavorando, cosa sta facendo l'operatore. E per cui noi possiamo andare a lavorare, ma se qualcuno passa davanti al nostro monitor, vede il mouse che si muove, vede quello che facciamo, e nel caso più estremo potrebbe anche dire: chiudo il programma di teleassistenza e inizio a fare io al posto suo. In più, se si blocca un PC o se per caso lo spengo da remoto, se non ho qualcuno dall'altra parte che me lo va a riattivare, non posso più fare nulla. Qua avevo coniato la prima settimana l'hashtag io non resto a casa, che poi continuava, perché sennò poi come fate a lavorare, perché all'inizio giustamente le persone avevano una notevole necessità, perché essendo stati, come dico io, lanciati in smart working senza le dovute volontà di formarli, abbiamo dovuto fare come potevamo. E poi anche le linee telefoniche. Se abbiamo un centralino, se abbiamo tutti i cellulari, non esiste problema, ma se abbiamo un centralino, più il numero delle persone aumenta e minore sarà il numero delle linee a pari persone. E questo potrebbe comportare dei problemi. Uno scenario 2. Azienda con più di 5 dipendenti, settore servizi, firewall e file server. Per cui tutti hanno un desktop, non posso muoverlo dalla postazione. Allora cosa succede? Che se un firewall è abbastanza giustamente dimensionato, attivo la VPN a tutti quelli che lo necessitano e li faccio collegare da casa tramite un loro device in remote desktop, che non è quello che abbiamo visto prima. Questa è una licenza che è data insieme a Windows, per cui loro si collegano al loro computer. Se invece tutti hanno un notebook, attivo la VPN e bong, per cui si fa quello che fanno già le persone che normalmente sono in, chiamiamolo, smart working o che lavorano presso aziende. Prima caso la sicurezza è media, nel senso che la VPN non permette a tutti di entrare, e il Remote Desktop Protocol, RDP come viene chiamato, chiude la sessione in ufficio, per cui anche se qualcuno passa davanti al nostro computer in ufficio non vede niente, i nostri file restano in ufficio, per cui la sicurezza ovviamente aumenta, abbiamo invece l'altra variabile, che nel caso 3, in cui abbiamo un notebook, un laptop come viene chiamato, abbiamo una sicurezza più alta, nel senso che abbiamo sempre lo stesso PC. Questo PC ovviamente ci è stato dato dall'azienda, per cui è stato manipolato saggiamente dall'informatico di turno, che avrà installato programmi apposta che vedremo un po' meglio subito dopo, e fa in modo praticamente, nel caso in cui finisca in mani sbagliate, di non permettere quanto possibile il furto dei dati. Questo è quello che è il vero smart working. Qua in due parole vi dico come abbiamo vissuto il nostro smart working in Unione, nel senso che noi siamo pronti per lo smart working e su alcune postazioni l'ho attivato. L'unico nostro, chiamiamolo, problema è che non avevamo 120 portatili da dare alle persone un giorno per l'altro, per cui questo è stato l'unico limite che ci ha, non permesso di fare una cosa del genere immediatamente. In alcuni casi, laddove abbiamo avuto qualche problematica, ho attivato sui computer questa cosa qua. E questo ci ha permesso di far lavorare. Adesso attualmente noi abbiamo dalle 100 alle 120 persone connesse tutti i giorni con il nostro firewall, che lavorano da casa. Adesso purtroppo il problema di fondo di queste settimane non sono le connessioni, perché qua noi fate conto che abbiamo un carico del circa il 30% rispetto al totale della rete, ma il problema sono le case. Cioè attualmente noi ci ritroviamo con almeno, immaginate, in una casa di 5 piani, 12 alloggi,
tre persone, quattro persone, con almeno due o tre, se non peggio, device collegati alle reti Wi-Fi, noi ci troviamo 100 dispositivi collegati con 10 reti Wi-Fi che intersecano i segnali tra di loro, e questo crea ovviamente un pandemonio di radiazioni elettromagnetiche che creano notevoli problemi. E questo è uno dei più grandi, delle più grandi noie che danno nel fare lo smart working. Vediamo invece ora quali sono i fattori fondamentali per una buona scelta dell'insieme dei device che ovviamente vanno messi in azienda per fare uno smart working. Allora, a mio avviso, ovviamente a mio avviso, il firewall, come sempre, è la parte sulla quale noi dobbiamo andare a investire il meglio possibile. I firewall, noi abbiamo avuto, come dire, probabilmente io lo dico per fortuna, un'ottima intuizione 2 anni fa quando abbiamo cambiato il nostro firewall e abbiamo preso un firewall veramente performante. Attualmente, come dicevo, abbiamo 120 persone collegate, ma lui ne sopporterebbe tranquillamente 250, cioè come se tutte le persone dell'Unione, e diciamo anche compresi i server, volessimo, fossero collegate, il nostro firewall non ha battuto minimamente 5. I firewall poi sono ovviamente più andiamo a spendere e più andiamo a ottenere delle performance, per cui possiamo avere anche firewall con l'autenticazione delle VPN a due fattori, come se fosse la banca, per cui io do una password, in più mi arriva il messaggino sul cellulare, che abbiano ovviamente un cliente VPN, che permettano ad esempio un cambio della password giornaliero. Ogni giorno ci arriva una mail con una password diversa della VPN, e in questa maniera qua noi ogni giorno la cambiamo, e questo comporta un'ottima sicurezza, perché se per caso, come in questo periodo qua, siamo stati costretti a lavorare da casa su un computer non dell'azienda, magari del nostro marito o moglie che ce l'hanno come computer di ufficio, questo involontariamente un domani potrà essere un buco di sicurezza. Un altro fattore è controllare il numero massimo di clienti supportati e anche sopportati, perché bisogna anche fare qualche prova di carico e vedere se questa cosa è realmente funzionale. A me è successo in questi giorni qua di un'azienda associata che aveva un problema, mi ha chiamato, l'ho risolto, e nel cercare di risolverlo gli ho detto ma non riusciva a scaricare un file, ho detto ma non è che per caso la VPN è attaccata? Mi fa no assolutamente, guardi, io quando attivo la VPN l'attivo proprio in casi estremi, perché se noi attiviamo la VPN in più di 10 o 20 ci crolla il firewall. Allora sono rimasto colpito da questa affermazione, perché questo ci fa capire di quanto la lungimiranza di queste scelte qui è importante. Certo è che non posso pretendere che in un'azienda di 10-15 persone senza un responsabile IT, però diciamo che bisogna cercare di rendersi conto, soprattutto da questo momento in avanti, di quanto l'informatica, se prima non eravamo consapevoli, ora saremo sempre più consapevoli che è un asset decisamente strategico. Perché non c'è niente da dire, se non avessimo avuto l'informatica che abbiamo oggi, noi non avremmo potuto lavorare per niente. Altro caso, un'azienda, mi hanno chiamato una volta a spiegare a un'azienda che fattura la bellezza di, sparo, 4 milioni di euro, che non voleva spendere 20.000 euro per cambiare tutto il parco server e così via. La mia frase è stata solo questa: voi, se vi si ferma l'azienda per un giorno intero, quanto vi costa? Vi costa più di 20.000 euro. E questi mi hanno detto, figuriamoci, anche di più. Mi avete risposto. Finito. Cioè, questo è il senso. L'informatica deve essere sempre di più non vista come un costo. E questo è quello per cui ci battiamo io e anche il dottor Rosi da sempre qui all'interno dell'Unione. Altro fattore fondamentale, che ormai vale quanto l'energia elettrica, la connessione a internet deve al più essere simmetrica, cioè
gli operatori internet ci dicono: ah, ti do un gigabit di rete in download. Poi quando vado a vedere quanto ho di rete in upload, cioè quanto io posso caricare in rete, ho magari 20 mega, che è pochissimo. Questo invece no, non deve più esistere, perché la parte dell'upload è quella che alla fine fa costare di più le nostre fibre ottiche o ADSL che siano. Per cui fate più attenzione a questo. Non lasciamoci abbindolare dall'avere un gigabit in download se poi non abbiamo niente da dare, perché quando poi saremo connessi da casa, questo sarà un fattore determinante per la velocità di accesso ai dati che stanno in azienda. E infine, questo lo dicono anche i dati, il desktop dovrà diventare un laptop, cioè dovrà diventare un portatile. Magari che quando arrivo in ufficio si collega con una tastiera wifi, per cui non mi devo far venire i crampi alle mani per scrivere sul portatile, oppure una docking station, oppure farlo diventare direttamente una VDI. Noi è capitato proprio in questi giorni qua, a proposito di chi deve stare in azienda, che un computer di uno dei nostri colleghi si è rotta la piastra, e per cui, essendo un computer di un po' di anni, dovevamo cambiarlo per intero. Una volta arrivato al preventivo, gli ho detto: allora, cosa facciamo? Rimettiamo un desktop o mettiamo o compriamo un portatile a pari caratteristiche? Lui non ha più avuto dubbi. Fosse stato già solo 6 mesi fa, penso che invece non avrebbe avuto dubbi dall'altra parte. Perché ora ci si rende più conto di quello che si potrà fare un domani. Secondo, allora, avere applicazioni remotabili. Cioè, cosa vuol dire? Che non per forza io devo solo più basarmi su applicazioni via web, ma devo magari provare a convincere i miei fornitori a fare le cosiddette remote app, cioè applicazioni Windows client server che siano visibili uguali come sono, ma da casa, da fuori dall'ufficio, ovviamente attraverso un client VPN. Vi sono poi dei cruscotti che sono veramente molto funzionali e molto belli, che servono per aggregare più applicazioni in un unico cruscotto. Questi cruscotti vengono, come dire, fatti da aziende informatiche che si denominano i system integrator e permettono di fare delle cose veramente molto molto interessanti. E poi c'è l'ultima parte, che è la parte che più compete a noi informatici, cioè dover far sì che questi notebook che un giorno usciranno dall'azienda per andare a casa delle persone diventino dei dispositivi, come dire, blindati, diventino dei dispositivi che non subiscano rischi di attacco, di perdite di dati o, peggio ancora, di furti di dati. Per cui criptazione dei dischi, per cui se uno ci ruba un portatile, stacca il disco e lo attacca su un altro computer, questo disco non deve comunque essere visibile. Cifratura dei dati in tempo reale, per cui programmi che quando noi andiamo a salvare un file, a spostare un file, lo cifrano secondo degli algoritmi che sono visibili solo a chi è all'interno dell'azienda. Software di blocco per le chiavette USB non autorizzate. Alcuni esempi, attenzione, perché ovviamente una volta che queste persone si portano a casa il loro laptop, possono in linea teorica fare dei danni. E allora queste sono alcune caratteristiche che sono da sempre, attenzione, presenti sul mercato. Il software per il blocco delle chiavette USB, il primo l'ho visto più di 10 anni fa, però per farvi capire che adesso diventano fondamentali non solo più per quelle aziende, grandi aziende che hanno dei segreti veramente, come dire, tecnologici, ma diventano per tutti. Infine anche software di protezione per dispositivi mobile, ok? Che siano cellulari, che siano laptop. Allora, direi che questo è quanto. Qua ho riportato un'immagine di un convegno dove andai l'anno scorso, dove fecero vedere alcuni esempi di integrazioni. Adesso non so neanche dirvi ovviamente chi ha fatto questo cruscotto, però è per farvi vedere proprio come immagine che cosa si può fare.
E a me è piaciuto molto perché veramente in questi widget che loro chiamano, che sono come i widget che noi abbiamo sui nostri cellulari, noi abbiamo il meteo, la barra di Google e queste cose qua, il calendario, questa cosa qua fa la stessa cosa sul desktop del nostro computer, andandosi ovviamente a connettere direttamente alle nostre applicazioni interne all'azienda. Per cui noi cosa abbiamo da fare come conclusione? Dobbiamo capire cosa si può e cosa non si può fare in azienda. Per cui dovremmo, a mio avviso, sederci a un tavolo con chi ha l'informatico, chi non ha la società che lo segue sull'informatica, e fare un'analisi, se non la si è già fatta, su cosa è esportabile e su cosa non è esportabile senza la VPN. Per cui io devo farmi proprio l'elenco di che cosa posso utilizzare solo in azienda, allora il gestionale, la gestione documentali, applicazioni verticali, meccanismi approvativi interni. Poi, cosa posso fare in smart senza bisogno di altro? Navigazione web, guardarmi le email, i meccanismi approvativi su content manager, ad esempio sul portale. Allora, riuscire a portare, grazie alla VPN, questi applicativi in un unico luogo, cioè far sì che questi applicativi siano visibili sia dall'interno che dall'esterno, con ovviamente le dovute sicurezze. Direi che questo è un po' il piano. Ok? Vi ringrazio, vi saluto, vi lascio con questa ultima slide, augurando a tutti una buona Pasqua. Questa slide con questa immagine che mi ha mandato mio figlio, che ci fa un po' capire anche come è cambiato anche il modo di vedere la Pasqua quest'anno, e non mi resta che ripassare la parola a Daniela e ringrazio tutti e inizio anch'io a guardare le domande. Grazie mille Paolo, molto chiaro e fondamentalmente appunto dà un po' una panoramica di quello che possono essere gli strumenti, ma soprattutto la strategia che ci deve stare dietro. Più volte in questi webinar l'abbiamo ripetuto, è fondamentale capire ed avere delle informazioni precise e dettagliate, ma ci deve essere dietro una riflessione che sia di più ampio respiro, perché gli strumenti sono appunto strumenti, quindi piccole, mi viene in mente la parola in francese, ma adesso mi viene quella italiana, comunque des outils, quindi semplicemente dei meccanismi che ci permettono di avere la quotidianità sotto controllo e portarla avanti, ma se dietro non si ha una strategia si fa sempre più difficoltà poi appunto in momenti emergenziali o in momenti in cui non si è riusciti a pianificare a correggere la direzione in cui si va. In questo senso lascio la parola a Claudia Pizzato, responsabile delle risorse umane del gruppo Sky, che aveva già da tempo iniziato a utilizzare lo smart working per alcune figure. Ovviamente in questo contesto il percorso ha visto un'impennata molto, molto ampia ed è, essendo un gruppo abbastanza esteso sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista anche numerico, ci racconta un attimo meglio le scelte che sono state fatte, essendo poi appunto lei responsabile delle risorse umane, quindi ha dovuto un po' gestire quegli aspetti che ci diceva nella parte iniziale Massimo Richetti, sulle scelte anche aziendali di come utilizzare questo strumento e poi di come diffonderlo in maniera così anche un po' repentina in questo momento specifico. Ti ringrazio Daniela, buongiorno a tutti, sono appunto Claudia Pizzato, HR Director di Gruppo Sky. Per chi magari non conoscesse l'azienda, faccio solo un piccolo preambolo su di cosa ci occupiamo, perché fa anche capire poi quali possono essere state le agevolazioni che già avevamo al nostro interno per il tipo del nostro business, rispetto invece alle problematiche che abbiamo dovuto affrontare di più. Gruppo Sky è un'azienda che si muove nel settore dell'ICT, prettamente nella consulenza software e informatica, e quindi diciamo, ritornando un po' alle parole che ho sentito dire sia da Massimo che da Paolo prima, siamo un'azienda fortemente digitalizzata. Tutti i dipendenti hanno già un proprio portatile, hanno un cellulare aziendale perché sono considerati strumenti di lavoro.
sono già abituati a muoversi non solo tra le nostre sedi che sono distribuite su tutto il territorio nazionale, ma sono abituati a spostare parte del loro lavoro dall'ufficio, dove lavorano magari nella maggior parte del tempo, presso anche gli uffici dei nostri clienti, perché alcune consulenze vengono fatte direttamente, diciamo, presso gli spazi dei nostri clienti. Questo vuol dire che fortunatamente alcune scelte di cui Paolo giustamente ha sollecitato l'attenzione, no? Nell'intervento precedente, noi le abbiamo già dovute applicare e fare un paio di anni fa, e che ci ha consentito quindi in maniera molto rapida gestire questa situazione di emergenza contingente. Quindi avevamo già strumenti di condivisione, tutta la nostra parte di documenti già caricata su cloud, strumenti di chat, di mail, di web conference condivisi come policy interna, e questo sicuramente non ha aggravato anche la struttura tecnica, no, in questa fase. Qualche piccolo aggiustamento, per carità, è stato necessario, però veramente un'entità molto piccola. Giusto per dare un esempio, noi siamo partiti quindi applicando già nella prima settimana di emergenza, quindi già nel 24 di febbraio, lo smart working, chiamiamolo così, agevolato da emergenza, no? Come ci parlava prima Massimo, quindi senza l'accordo, in maniera un po' più semplice, con circa un 300 dipendenti, sto parlando sempre a livello di gruppo, distribuito su tutta Italia ovviamente, per poi arrivare nel giro di un mese, quattro settimane, ad avere la quasi totalità dei dipendenti che operano in smart working, quindi stiamo parlando più di 1.250 dipendenti. Quindi in quattro settimane, un po' come la crescita, diciamo, dei vari decreti ci bloccava le varie zone o ci bloccava nella limitazione nei nostri spostamenti, noi siamo riusciti, diciamo, in qualche modo a tenere forza su questi cambiamenti. E è ovvio che lo smart working applicato così in maniera forzata è un adattamento. Personalmente non ritengo che un'attività svolta al 100% in smart working, ancorché la nostra sia assolutamente possibile, possa funzionare a lungo termine. L'applicazione così forzata, però, adesso dopo un mese, diciamo abbondante, un mese e mezzo ormai, mi dà, no, alcuni punti di riflessione che poi condivido ovviamente al mio interno, che vanno ad enfatizzare quelli che sono sia i punti di forza dello smart working, ma a volte anche i punti di debolezza, qualche minaccia dello stesso smart working, proprio perché è applicato in maniera così forte. Ovviamente il punto di forza maggiore è quello che ci ha consentito di portare avanti la nostra attività lavorativa. I nostri colleghi hanno continuato a lavorare da casa, non abbiamo avuto rallentamenti particolari, tolto qualche piccolo intoppo, come accennavo prima, la situazione è andata avanti molto bene, ha agevolato tantissimo la conciliazione della vita privata con la vita professionale. Ricordiamoci, inizialmente le scuole hanno chiuso prima di chiudere il blocco del movimento dei lavoratori, per cui c'erano colleghi, famiglie con i ragazzi a casa, bambini magari ancora non completamente autonomi, quindi la difficoltà di dire dove li metto, cosa faccio. Ovviamente l'attivazione di uno smart working immediato ha fatto sì che le famiglie potessero anche già supplire a questa prima esigenza. Quindi anche qui il concetto di anywhere, anytime è sicuramente andato in maniera a braccetto, no? Con quella che erano l'esigenza dei nostri colleghi. Quindi questa forte flessibilità è sicuramente stata rafforzata. L'opportunità che secondo me ha dato è stato quello di misurare la capacità di adattamento delle persone. E ovviamente voi immaginate, io lavoro nell'HR, quindi tra le tante cose, soprattutto nelle aziende come la mia, dove si chiede di cambiare spesso l'attività perché si cambia progetto, si cambiano i clienti, si sentono esigenze differenti, la capacità di adattamento è una delle cose che più viene tenuta sotto controllo e più deve essere stimolata, no? La stessa capacità anche di rinnovare, no? Le proprie competenze, quindi di riuscire a rispondere ad un ambiente diverso. E devo dire che c'è stata un'ottima risposta da parte di tutti i colleghi. I responsabili già applicavano fortunatamente
delle valutazioni, delle assegnazioni di attività su obiettivi piuttosto definiti, piuttosto anche limitati nel tempo, quindi obiettivi nell'arco di una settimana, due settimane. Questi ovviamente sono stati ancora più enfatizzati e questo fa sì che la stessa persona si senta un po' più responsabilizzata nel raggiungere quell'obiettivo, visto che ha libertà di organizzare al meglio il proprio lavoro nella sua giornata e nei luoghi. Adesso siamo tutti a casa, quindi non può scegliere tanto se stare al parco o in casa, ma magari può scegliere tra il terrazzino, il balcone, il giardino, chi ce l'ha, e la cameretta. Sicuramente però questo dà la possibilità di sentirsi più coinvolti e portare anche il dipendente in una crescita di responsabilità nel portare avanti il proprio lavoro. Quindi è un'opportunità secondo me estremamente importante. Non nego che ci sono anche dei punti di attenzione, no? In queste settimane ovviamente parte del mio lavoro è stato anche quello di sentire i team manager e i responsabili dei progetti sul nostro territorio, sulle nostre sedi, quindi un po' si è anche accennato prima, no? La paura di perdere un po' il controllo del lavoro che viene svolto, no? In qualche modo manager abituati a passare nei corridoi, buttare l'occhio e vedere cosa fanno i colleghi in ufficio, trovarsi la macchinetta del caffè o chiamare il collega che si intravede per sapere come sta andando, è chiaramente un po' meno facile, no? E questo in alcune situazioni, soprattutto in alcune persone, ha creato un pochino più di timore. Non sempre trova poi rassicurazione, magari immediata. Quindi anche questa forzatura, no, di questa chiusura così forte, sicuramente un pochino è stata un po' sentita. Probabilmente un po' di più soprattutto sul coordinamento e seguire la crescita delle persone un po' più giovani inserite in azienda. Noi fortunatamente abbiamo piacere di accogliere sempre ragazzi molto giovani all'interno del nostro team che vengono inseriti ovviamente in un percorso di apprendistato, vengono seguiti da dei tutor, imparano non solo gli aspetti tecnologici ma imparano anche a lavorare in team, il confrontarsi con gli altri. E ovviamente questa distanza obbligata rende anche un pochino più complessa, no? La formazione e il supporto da dare a queste figure. Non vedo grossissime minacce, no? Se vogliamo un po' stare in quello che può essere l'analisi solita, no? Dei punti di forza, di opportunità e debolezze. Se non forse quello che si inizia a percepire proprio in questa settimana, no? Quindi, adesso abbiamo superato il primo periodo, il primo mese, in qualche modo tutti ancora bene ottimisti, un po' la novità, un po' la possibilità di riuscire a conciliare i tempi e le esigenze, dava a tutti una bella reattività. Ahimè, le notizie non sono ancora così belle, quelle che ci arrivano dai telegiornali, non si sa bene ancora quando finirà questo periodo. Quindi sento un po' di disorientamento, lasciatemi dire, un po' di preoccupazione, si riduce un po' la percezione di essere parte di un gruppo, di un team con cui si lavora, di essere parte di un'azienda che ha un obiettivo un po' comune, no? Alla fine ci si isola un pochino, per quanto la tecnologia sia sicuramente di supporto, però poi alla fine tanti colleghi lavorano in maniera completamente autonoma. E un po' quindi c'è questa mancanza un po' di condivisione di alcune informazioni, no? Di disorientamento, proprio come accennavo prima, e anche un po' alcuni che non hanno magari seguito anche alcuni consigli, la capacità di organizzare e di distinguere bene quelli che sono i tempi fra la vita lavorativa e la vita privata, no? Non peraltro noi abbiamo già lanciato e ogni tanto lo rinnoviamo i nostri colleghi un piccolo vademecum, no? Ma sono 5 regole che secondo noi vanno seguite in questo tipo di smart working così forte, no? Così importante, che sono quello primo di continuare a mantenere il contatto con i propri colleghi, quindi lasciatemi dire proprio un po' obbligarsi, no? Alla telefonata, alla video call con il team con cui si lavora,
per sentirsi sempre parte di un progetto e quindi che non sentirsi troppo isolati. E questa è una cosa estremamente importante. E dall'altra anche riuscire ad adottare un po' di best practice e quindi porsi delle regole, no? Quindi se al mattino uno si alza, si prepara quasi come per andare in ufficio, un po' scherzosamente dico sempre, io comunque mi trucco, mi cambio, no? No? Non mantenere, diciamo, distrattamente il piacere di stare comodi, in relax, che è vero, può essere bello nell'inizio, ma dopo un po' anche qui non fa creare quella distinzione tra sono al lavoro e sono a casa. E quindi crearsi i propri spazi, avere dei ritmi, no? E dopodiché, come giustamente ci diceva anche Massimo prima, il diritto di disconnessione, cioè se io comunque la mia azienda in qualche modo mi dice che devo essere disponibile fino alle 18, l'orario che viene indicato, a quel punto io poi posso anche dire, beh, chiudo, non mi devo sentire obbligato a guardare ancora l'ultima mail, no? Per rispondere. Poi è importante trovare un buon equilibrio. Quindi diciamo che ovviamente lo smart working è un istituto, secondo me, che ha dato un bel cambiamento, no? Una bella possibilità. Ci sono state un po' di difficoltà nell'applicazione, non lo nascondo, qualche preoccupazione, appunto, di dire se funziona, poi perdo il controllo. Applicato in maniera così intensa, sicuramente è stato l'unica soluzione per noi, no? Che ci consente tuttora di continuare a lavorare, quindi benissimo, meno male che era già regolamentato, meno male che lo hanno anche agevolato nell'applicazione, quindi ci ha consentito di lavorare tutti in sicurezza e con giustamente le corrette regole. Dall'altra va applicato, secondo me, con le giuste dosi, quindi da una parte sicuramente ha aperto la possibilità di parlarne, no? Un domani, io dico sempre, quando rientriamo poi in azienda, finalmente potrò sedermi con i responsabili dell'azienda e dire, beh, però ce l'abbiamo fatta con uno smart working così duro e intenso, perché non mantenerlo? Perché poi viene percepito assolutamente in maniera positiva, no? È percepito mai come uno strumento di welfare aziendale, no? È un bel benefit per i dipendenti. Chi fa attività di ricerca e selezione è un bel appeal, funge da una forte attraction sui candidati che vengono a fare i colloqui da noi, dire che magari viene applicato in qualche azienda del gruppo, per cui sicuramente vedo che forse è stato un po' uno scossone, ma che potrà dare dei punti di vantaggio, ecco, in quello che può essere poi l'approccio futuro, imparando un po' da quelle che sono state le piccole difficoltà che abbiamo vissuto in queste settimane. Grazie. Questo un po' per fare un po' una panoramica molto veloce, poi ovviamente sono disponibile per ogni domanda. Ecco, ritengo che sia stato molto bello appunto il fatto che abbia fatto un po' una panoramica anche degli aspetti non per forza positivi o comunque sui quali bisogna anche magari ancora riuscire ad affinarci, a trovare delle modalità. Ovviamente una parte è a carico dell'azienda, in quanto magari alcune modalità sono delle indicazioni più aziendali che vengono date, ma anche giustamente, come ha sottolineato lei, l'aspetto del lavoratore su quello che può essere la propria gestione personale dei tempi, delle modalità di risposta, della socialità anche attraverso questi dispositivi che, come dire, non sempre sono così agevoli sotto questo punto di vista, e anche poi una forma mentis che dobbiamo cambiare ed abituarci. Certo. Quindi grazie per questi spunti, questi stimoli. Io adesso passerei la parola a Felice Fulvio Faraci, l'amministratore delegato della Metroconsult, che ci racconta l'esperienza invece per un'azienda di minore dimensione. Quindi cosa ha vissuto un'azienda di più piccola che aveva alcuni dipendenti con i dispositivi corretti, con una serie di attrezzature adatte a questo strumento, ma che come dire, poi ha dovuto un po' correre come tutti d'altra parte in questa fase per riuscire a mettere un'ampia copertura delle proprie attività e dare una continuità alla produzione, fra virgolette, anche a distanza. Fulvio. Innanzitutto buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Dunque, io vi racconto la nostra esperienza di Metroconsult, che è una società piccola, siamo poco più di 20 persone, dislocati su 3 sedi, su Torino, su Milano e su Genova.
Noi non utilizzavamo lo strumento dello smart working, non ce l'avevamo, abbiamo l'orario flessibile con monte ore mensile, ma non avevamo lo strumento dello smart working, non avevamo neanche in previsione di inserirlo a breve, per cui l'avvento del Covid-19 ci ha visto in maniera anche anticipata rispetto alle aziende torinesi, perché avevamo un'azienda a Milano con persone che abitavano adiacenti a zone di quarantena, quindi sin dalle primissime fasi noi ci siamo posti il problema, un doppio problema, uno quello della safety, della sicurezza dei dipendenti, e il secondo problema è della continuità del business. Noi ci occupiamo di proprietà intellettuale, noi siamo un'azienda di consulenza che si occupa di aiutare le altre aziende a proteggere tramite brevetti, design, marchi e così via. Quindi a proteggere tutto quello che è l'intangible. Per noi la continuità di business è essenziale, perché se la nostra azienda si ferma, corriamo il rischio di far perdere ai nostri clienti tutte le privative industriali o parte delle privative industriali. Quindi la nostra preoccupazione immediata è stata sicurezza dei dipendenti, business continuity. E l'inizio è stato da Milano, dove per primo i dipendenti avevano il problema di prendere i mezzi pubblici, eccetera, per cui abbiamo inserito da subito nella prima linea guida lo smart working volontario, per evitare, sconsigliando ai dipendenti di prendere i mezzi pubblici. Dobbiamo dire che noi partivamo avvantaggiati perché, come diceva Daniela, tutti i professionisti avevano un PC personale, noi abbiamo un'infrastruttura, proprio per il mestiere che facciamo, un'infrastruttura IT molto strutturata, sia perché siamo su tre sedi, sia perché l'argomento che trattiamo ha necessità di sicurezza elevate, quindi tutti noi accediamo ai nostri server solo in VPN e così via. Questo era una buona strutturazione e anche un limite, perché nel momento in cui abbiamo dovuto estendere, diciamo siamo passati da 0 a 100% in 15 giorni di smart working, nel momento in cui abbiamo dovuto estendere alle persone che non avevano un PC portatile aziendale, abbiamo avuto il problema di doverglielo fornire, perché non è permesso di accedere ai nostri server da PC personali per motivi di sicurezza. E quindi quello che abbiamo dovuto fare è acquisire molto rapidamente, abbiamo trasformato dei vecchi PC personali che avevamo come muletti e li abbiamo subito upgradati a Windows 10 e forniti alle persone che fanno la parte amministrativa, e nel giro di 15 giorni abbiamo acquisito i PC e forniti tutti degli strumenti necessari per poter lavorare da casa. Diciamo dal 22 febbraio al 12 marzo siamo passati dal smart working volontario allo smart working obbligatorio. Io ho chiuso tutte e tre le sedi, noi siamo un codice Ateco che potrebbe lavorare ancora in ufficio, è permesso ai lavoratori andare in ufficio solo per motivi di emergenza. Io ho impostato al momento tutta l'azienda a lavorare in smart working e la possibilità di andare in ufficio solo per necessità di lavoro urgente. Riprendo quello che era stato detto prima, cioè che ha potuto più il Covid-19 che molte altre cose nella digitalizzazione dell'azienda. Noi avevamo alcuni progetti di digitalizzazione che sono stati straaccelerati da questa emergenza. Faccio un esempio, noi stavamo portando tutta la telefonia fissa in cloud, server Cisco che avevamo di voce su IP. Questo l'abbiamo accelerato nel giro di 2 settimane, dovrebbe andare tutto in porto entro la settimana prossima. Ho eliminato i telefoni fissi, ho acquisito fino ad oggi i telefoni mobili, li avevano solo i consulenti, adesso da settimana prossima tutto il personale avrà un telefono mobile. Sul telefono mobile ci sarà un'applicazione della numerazione interna
che sostituisce il telefono fisso che normalmente abbiamo sulle scrivanie. Quindi una persona col telefono fisso avrà anche le chiamate, col telefono mobile avrà anche integrato nel telefono mobile un'applicazione di cloud, di telefonia fissa cloud, voce su IP totalmente integrato. Quindi portandosi il telefono fisso a casa, il telefono mobile a casa, ha anche tutta la telefonia fissa dell'ufficio e tutta la numerazione breve. Trasformeremo rapidamente tutti i telefoni, adesso stiamo andando avanti con questi muletti o con queste soluzioni di backup, ma il piano è di togliere alla fine tutti i portatili fissi. Abbiamo dei server in azienda che vanno gestiti. Avevamo un piano di cloudizzazione dei server, oggi abbiamo in cloud solo il backup cifrato dei server per questioni di disaster recovery, per cui noi tutto quello che abbiamo nei server che sono nella nostra azienda è backupato cifrato in cloud, in modo che se mai succedesse qualcosa ai server tutte le informazioni possono essere recuperate facilmente. Stiamo facendo una valutazione di portare tutto in cloud in modo da togliere anche i server aziendali. Questo più o meno dal punto di vista tecnologico, quindi sicuramente è stata una spinta ad accelerare questo processo. Un'informazione che condivido, io credo che dalle crisi bisogna cercare sempre di imparare, perché le crisi ti spingono a ragionare più in fretta e più velocemente sui cambiamenti. Io su questo ho mandato 10 giorni fa un questionario di 5 domande a tutti i dipendenti, chiedendogli le loro impressioni su questo modo nuovo di lavorare che ci sta costringendo tutti in maniera obbligata, massiva e per tutto il tempo di lavorare a casa. No? Ho chiesto cos'è, in sintesi, 5 domande, che cos'è che vi sta piacendo di più, cos'è che vi sta piacendo di meno, quanto secondo voi è la durata giusta del tempo di smart working a casa, quale impatto sta avendo sul vostro modo di lavorare, sulla vostra produttività, e dei suggerimenti. Le risposte sono quelle che sono state dette prima, cioè non è venuto nulla di nuovo, cioè i lati positivi sono risparmiare sul commuting e il miglior bilancio della famiglia personale, i lati negativi, una sensazione di isolamento dai colleghi, non poter confrontarsi in maniera estemporanea con i colleghi, in maniera anche non pianificata, perché ci si può confrontare, ma noi usiamo Teams di Microsoft come strumento, quindi abbiamo facilità di connetterci l'un con l'altro, ma chiaramente è diverso che vivere nello stesso incontro tra i corridoi. L'altro punto negativo è stata la qualità tecnologica, in particolare schermo, tastiere, connettività per chi non ha connettività come me, ad esempio, adeguate, perché vivo in una zona di campagna non perfettamente connessa. Alla risposta su quanto smart working è, la quantità di smart working ideale, diciamo che la maggior parte delle risposte sono state fra 1 e 3 giorni, con la maggior parte su 2 giorni, quindi quello che i lavoratori dipendenti ritengono essere la quantità giusta di smart working a settimana. Nessuno ha risposto mai e 2 hanno risposto sempre, questo per dirvi le code. Sui suggerimenti riguardano la disponibilità tecnologica, cioè cercare di dare degli strumenti che siano adeguati per poter lavorare in una maniera analoga a quella dell'ufficio. Cose banalmente, per noi le firme digitali sono un problema, cose di questo genere, la connettività, eccetera, eccetera. L'altra è cercare di trovare dei momenti di sincronizzazione del team, di diminuzione dell'assenzionamento e così via. Questo è per darvi un quadro molto sintetico, per non rubarvi molto tempo. Se avete delle domande
volentieri vi rispondo, ma non vi rubo più tempo di così. Ottimo. Direi che quindi, come dire, anche qua abbiamo una bella testimonianza di come è stato vissuto un po' nell'emergenza, però gli elementi ritornano comunque questi di base. Quindi c'era comunque un piano dietro di andare verso una digitalizzazione anche attraverso alcuni elementi. Nell'emergenza comunque sono state fatte delle scelte strategiche di avvio piano piano, pur sapendo, come dire, pur limitando alcune inconvenienti che appunto l'urgenza ha portato. Io direi che facciamo un attimo un giro sulle risposte, a meno che non ci siano delle indicazioni che i vari relatori vogliono aggiungere a quanto già indicato. Ho visto parecchie domande ancora abbastanza tecniche dal punto di vista proprio più normativo e amministrativo. Ce n'è una sui buoni pasto, quindi, e una sulle modalità, quindi relative alla comunicazione sia al dipendente che all'INAIL. Quindi i due aspetti che ci sono, se il buono pasto, il lavoratore ha diritto al buono pasto e come sono le procedure per la comunicazione sia nei confronti dell'INAIL sia nei confronti del lavoratore. E la terza domanda era anche relativamente all'infortunio sul lavoro quando accade ad un dipendente che è in smart working, come funziona. Quindi chiedo a Massimo Richetti di affrontare queste tre domande e poi facciamo una chiusura di nuovo su quello che era un'altra domanda che ho visto essere proposta più volte circa la privacy. Sì, allora, partiamo dalle domande in ordine qui, le vedo sulla chat, il buono pasto. Allora, il buono pasto, come vi dicevo prima, la norma prevede che il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di quando lavora abitualmente, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Allora, bisogna capire il buono pasto dove ha la sua natura. Se il buono pasto è previsto da un contratto collettivo applicato a tutti i lavoratori e la sua funzione è quella di far parte della retribuzione abituale del dipendente, va dato anche il buono pasto. Poi bisogna vedere cosa faceva anche l'azienda come prassi precedentemente al coronavirus, perché io tutte le aziende che conosco e che attuavano lo smart working prima non si erano mai poste il problema del buono pasto, perché riguardava poche unità, pochi dipendenti. Adesso che riguarda a volte l'intero organico aziendale, questo comincia a essere un costo significativo e quindi le aziende cominciano a chiedersi se il buono pasto sia dovuto. Se invece il buono pasto non è previsto in nessuna contrattazione collettiva, ma viene dato come prassi aziendale, e qui diciamo che i giuristi ci insegnano che le prassi aziendali, gli usi aziendali entrano nel contratto individuale del lavoratore e quindi diventano una sua prerogativa a cui non si può rinunciare se non facendo delle cose consensuali. Se invece il buono pasto fosse previsto da un regolamento aziendale, quindi in maniera unilaterale da parte dell'azienda, l'azienda potrà sempre modificare il regolamento e quindi disciplinarlo diversamente a quello che aveva fatto prima. Spero di essere stato chiaro. L'altra domanda: è necessario fare una comunicazione formale al lavoratore? Allora, come dicevo, qui siamo di fronte a una disciplina semplificata rispetto a quella della normativa sullo smart working, cioè tutti i vari DPCM che si sono susseguiti dicono che si può fare anche in assenza di accordo individuale, però rimane ferma l'obbligo di fornire l'informativa sulla sicurezza del lavoro. Quindi di fatto una comunicazione formale al lavoratore si fa attraverso la consegna anche telematica, quindi si manda una mail dove c'è comunque tutta la disciplina della sicurezza sul lavoro. Si può scaricare il modulo, tra l'altro la dichiarazione dell'INAIL, che è molto completa, sono 13 pagine di dichiarazione, le si allega
e lì comprende quasi tutte le possibilità di rischio per il dipendente dal punto di vista infortunistico. A questo mi ricollego anche a un'altra domanda che parlava di copertura INAIL. Anche qui la legge è molto chiara, dice che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni anche quando è in smart working, sia per gli infortuni che possono essere occorsi durante il periodo in cui lui presta il lavoro, sia, ma in questo caso difficilmente sarà realizzabile, per gli infortuni che coprono il tragitto fra la sua abitazione e il luogo da lui prescelto per prestare il lavoro. Nel caso di smart working per coronavirus, essendo l'abitazione il luogo abitualmente utilizzato per svolgere la prestazione, non c'è questa possibilità. Comunque il rischio, diciamo, di tariffa INAIL non dovrebbe essere diverso, perché comunque sono attività d'ufficio, è difficile che si faccia smart working con attività produttive, e quindi la copertura INAIL c'è anche per lo smart working. Il problema in questo caso, come abbiamo accennato prima, è capire se l'evento infortunistico è avvenuto durante la prestazione lavorativa o no, perché noi non abbiamo la differenza tra il luogo dove il lavoratore presta il lavoro o si fa i fatti suoi, visto che è casa sua. Quindi qui rimaniamo un po' ancora legati a che cosa ci dichiarerà il lavoratore. Certo che se noi abbiamo determinato un orario preciso di lavoro dalle alle, come qui ha scritto uno dei partecipanti, in questo caso, se poi si dimostra che effettivamente l'infortunio è avvenuto in quell'orario lì, perché c'è stato magari un intervento addirittura di un'ambulanza, o il lavoratore è stato ricoverato, o si è infortunato seriamente, quindi c'è un referto che riporta l'orario in cui è avvenuto questo incidente, diciamo qui ci si fida un po' del lavoratore. Qui infatti qui si diceva, noi abbiamo preferito indicare inizio e fine orario di lavoro, non è che sia una cosa sbagliata, l'importante è che inizio e fine orario di lavoro siano compatibili con la normativa sull'orario di lavoro e che quindi non vadano a sforare quelli che sono i limiti legali di legge per l'orario contrattuale, per l'orario di lavoro. C'è un'ultima domanda che arrivava circa i buoni. In questo caso non sono buoni passe, ma buoni trasferte, dove chiedevano i lavoratori che beneficiavano di buoni trasferti che non possono più svolgere, vengono azzerati i compensi? Ma allora, il buono trasferta, adesso non so esattamente di cosa si tratti, perché diciamo, l'indennità di trasferta è, diciamo, un'indennità che viene data dal dipendente quando svolge il proprio lavoro all'esterno dell'azienda, ma non in un luogo prescelto da lui, ma in un luogo che è determinato dalla tipologia di lavoro che fa questo dipendente. Penso agli impiantisti, per esempio, o chi svolge assistenza presso i clienti, anche a livello informatico. In questo caso, tecnicamente, non possiamo tanto parlare di trasferta, perché in questo caso il dipendente presta lavoro come se fosse presso la sede dell'ufficio, del proprio ufficio. Quindi credo che qui siamo di fronte a una situazione un po' border, quindi non sarebbe corretto parlare di trasferta in correlazione con un lavoratore in smart working, secondo me. Ok. C'è poi una domanda che è relativa alla continuità, cioè adesso le persone dicono può rispondere alla domanda fatta. Sì, adesso te la cerco. Intanto ti chiediamo questa nel mentre così recuperiamo allora, qualche minuto, perché siamo lavoro, in ritardo. Cercare che non avevo. Sì, ma questa te la cercavo io. Tu ti chiedo intanto questa di rispondermi a questa per cortesia, Massimo. Cioè, una volta che attualmente le persone sono in smart working, quando poi si ritornerà alla normalità, bisognerà fare delle comunicazioni particolari, come si dovrà gestire a livello di procedure di comunicazioni lo smart working successivamente? Massimo? Beh, no, dipende come è stata fatta la comunicazione. Come dicevo prima, se è stata fatta a tempo determinato si interrompe quando il termine è stato definito o prima concordato. Se invece non c'era un termine indicato sullo smart working, bisogna dare un preavviso
di almeno 30 giorni. Ok. Sto cercando. Oppure per giustificato motivo. Adesso qui possiamo vedere se potremmo considerare giustificato motivo il fatto della cessazione del lockdown. Quindi dire, caro dipendente, siccome adesso da domani possiamo tornare tutti in azienda, dopo aver attuato tutte le discipline del protocollo che abbiamo concordato col governo su come si deve lavorare in sicurezza, a questo punto questo potrebbe anche essere considerato un giustificato motivo e quindi l'azienda potrebbe recedere dal smart working immediatamente. Qua entriamo un po' nel campo dei principi generali del diritto, non abbiamo ovviamente esperienze di questo tipo. Perfetto. La domanda sul click lavoro era: alla comunicazione che si fa sul click lavoro, oltre all'elenco dei lavoratori, è necessario allegare altro? No, qui c'è stata un'evoluzione. All'inizio bisognava allegare l'accordo, poi è stato sostituito l'accordo da questa autodichiarazione che poteva essere fatta. Al momento in cui c'è stata questo massivo ricorso allo smart working, è sufficiente fare adesso, c'è una tabella Excel su click lavoro che si compila con i nomi dei lavoratori che lavorano con questa nuova modalità. Ok. Un'altra domanda, poi dobbiamo chiudere perché altrimenti non riusciamo. In caso di compenso per straordinari forfettari, se nello smart working non si prevede lo straordinari, viene azzerato il compenso? Beh, gli straordinari forfettari sono dati proprio per compensare il fatto che il lavoratore abitualmente presta un'attività lavorativa superiore alle 40 ore settimanali e quindi però non si vuole fare il conteggio delle ore singole, no? Si fa soprattutto su figure magari un po' più flessibili. E in questo caso, se non c'è lavoro straordinario, quindi si è determinato un orario fisso di smart working, non ci sarà prestazione straordinaria, non ci sarà di conseguenza il compenso. Perfetto, grazie mille. Una che era, non era una domanda, era una parola, privacy. Sì. Qui in realtà, come dicevo prima, il problema non è tanto della privacy, ma è più sul discorso dell'articolo 4, statuto dei lavoratori. L'importante lì è che ci sia un'informativa fatta bene al lavoratore su quelle che sono le possibili gli utilizzi, gli strumenti tecnologici che lui ha a disposizione e che quindi sia anche previsto dall'azienda quali sono i controlli che l'azienda può fare, ovviamente rispettando i limiti dell'articolo 4, quindi non andando a introdurre software che possono così andare a spiare, tra virgolette, quelli che sono i siti, gli accessi, l'utilizzo che il lavoratore fa di questo. Scusa Michele se mi intrometto. Quella domanda sulla privacy l'ha fatto io, ero più che altro per un discorso di privacy dei dati, cioè nel senso che, ma, insomma, ne abbiamo già parlato un pochettino prima, per dire i dipendenti vedono tutta una serie di dati fuori e quindi in azienda è un, diciamo, un po' più seguita la cosa, mentre fuori anche la moglie, tra virgolette, piuttosto che il marito, ha la possibilità, stando insieme, di vedere determinate cose aziendali, ma su questo non è che si possa fare molto. Sì, sì, magari uno ha anche il marito sindacalista e quindi le cose delicate che sarebbe certo. Bene. Ecco, in questo caso, come dicevo, l'importante è un'informativa al lavoratore, una sua corresponsabilizzazione su quello che è la tutela dei dati aziendali, quindi, diciamo, prima non far utilizzare il computer, lo schermo in luoghi aperti. Adesso questo, lavorando in casa, è un po' meno ricorrente come pericolo, però effettivamente, come dicevi, c'è il problema che qualcuno della famiglia possa andare a vedere dei dati. Magari anche mi è capitato un caso dove marito e moglie lavorano in due aziende concorrenti. Esatto. E quindi questo è un fatto molto delicato, ma lì bisogna che sia il lavoratore. Scusami, senza dimenticare i dati dei clienti stessi, perché, per dire, la mia azienda tratta dati di clienti e quindi è ancora più risonante il problema. Certo. Sì. Quindi fondamentalmente comunque il datore lì deve cercare di pensare a delle responsabilizzazioni e di coinvolgere i più dipendenti, se ho capito bene, nel
essere maggiormente attento e quindi responsabile di quello che possono essere i comportamenti che possono portare quindi a una diffusione di informazioni riservate presso i componenti familiari piuttosto che comunque esterni che si ritrovano a poter visionare questi dati. Qui, come vi dicevo prima, quando si facevano gli accordi individuali, queste particolarità venivano studiate e trattate bene, perché erano casi abbastanza isolati e quindi si andava a disciplinare bene quelle che erano le responsabilità di uno dell'altro. In questo caso, che abbiamo visto il massivo ricorso allo smart working, probabilmente non tutte le aziende si sono tutelate in questa maniera. Nel momento in cui non abbiamo bisogno di fare l'accordo, ma è una comunicazione, e noi invitiamo le aziende comunque, nella comunicazione che si fa al lavoratore, a specificare bene tutti questi comportamenti, no? E l'utilizzo dello strumento tecnologico che gli mettiamo a disposizione, che sia in qualche maniera coperto da questo tipo di comportamenti. Grazie. Bene, io vi ringrazio tutti, siete stati, come ormai abitudine, i nostri relatori sono veramente molto più che all'altezza di quello che sono queste piccole pillole, questi piccoli focus che facciamo, quindi grazie mille della vostra partecipazione e di aver voluto condividere con noi i vostri casi aziendali le vostre conoscenze. Io ricordo a tutti che l'Unione Industriale è a disposizione di tutti voi con la Task Force, una serie di colleghi che, come vedete costantemente, sono assolutamente a vostra disposizione e vi possono fornire tutti gli elementi necessari per chiarire dubbi specifici e contingenti della vostra realtà aziendale. Vi ricordo anche che queste pillole che noi stiamo facendo sono un momento di divulgazione, ma questo strumento Skill Lab ora lo ha perfezionato per fornire anche una serie di formazioni di e-learning, quindi un catalogo molto ampio e molto ricco che si sta sviluppando, quindi vi ricordo anche di andare a vedere il sito di Skill Lab per poter comunque continuare anche da lontano a mantenere collegate, vedo lo schermo fare cose strane. Patrizia. Patrizia, di togliere la condivisione dello schermo. Non condividiamo lo schermo, grazie. Vi ricordo che il sito, sul nostro sito dell'Unione, sul canale YouTube, troverete la registrazione di questo video, come anche dei video precedenti. Noi ci ritroviamo giovedì a parlare di resilienza, perché comunque, come giustamente indicava la dottoressa Pizzato, degli elementi personali, proprio come persone, come esseri umani che in questo momento si ritrovano a vivere una situazione particolare, ci sono degli spunti per poter anche riuscire ad avere delle risorse interne che ci permettono, attraverso appunto dei percorsi di resilienza, a essere più performanti anche a livello lavorativo in questo momento dove appunto abbiamo una situazione particolare. Saremo giovedì alle 15, vi arriverà un'informazione a breve su questi webinar. Quindi, come sempre, l'Unione è a disposizione, per tutte le informazioni potete rivolgervi a noi. Io ringrazio ancora Massimo Richetti, responsabile dell'area sindacale dell'Unione Industriale di Torino, Paolo Buttigliengo, responsabile informatico IT dell'Unione Industriale. Posso aggiungere solo una cosa? Certo. Per Pietro Tancredi, che sempre a proposito della privacy, mi ero dimenticato, noi, avendo io all'interno del mio ufficio la dottoressa Vietti, che fa parte del nostro team privacy, lei si è occupata di fare proprio un appendice alla lettera di incarico dei nostri dipendenti e l'abbiamo consegnata in appendice a quello che abbiamo fatto per il GDPR di maggio 2018, proprio per questo periodo qua. Benissimo. E questo ci ha dato un'ulteriore mano a essere regolati. Ritorniamo sul discorso che rivolgetevi all'Unione, ci siamo per qualunque tipologia di problemi. Se non sapete a chi chiedere, potete chiedere alla piccola industria, che è un po' trasversale, poi vi guida ai colleghi che invece in maniera puntuale possono darvi delle risposte sulle varie tematiche. Ringrazio quindi anche Paolo per questa precisazione. Ringrazio ancora la dottoressa Claudia Pizzato. Grazie a voi. Risorse umane del gruppo Sky. Ringrazio Fulvio Faraci per la sua testimonianza come amministratore delegato della Metroconsult. Lascio la parola.
Lascio la parola al presidente Fracasso per la chiusura. Giovanni. Eccolo qua, dovevo disammutolirmi. Grazie a tutti. Prego Giovanni. Beh, come sempre hai già detto tutto tu, Dani, per cui non è che abbia molto da aggiungere in chiusura. Credo che oltre al tema resilienza, che è assolutamente importante perché stiamo vivendo una situazione difficile e delicata anche proprio tutti noi, anche a livello individuale e professionale, credo che uno dei prossimi webinar dovremo riprendere l'argomento finanza e tesoreria, perché diciamo che con l'arrivo del nuovo decreto ci sarà un po' da capire quali sono le modalità. Stiamo lavorando, sì. Esatto, so che ci stiamo lavorando, è importantissimo perché da un lato non voglio che si creino false illusioni, dall'altro se ci sono effettivamente delle misure di cui possiamo approfittare, bisogna che le usiamo assolutamente, quindi dobbiamo capire qual è il modo più corretto, più rapido e più efficace per far sì che questa potenza di fuoco di cui parlava ieri sera il primo ministro sia effettivamente indirizzata verso le nostre imprese. Quindi ci mettiamo a lavoro per organizzare anche una riedizione di quello, proprio perché seguiamo continuamente le tematiche e tutti noi abbiamo bisogno di aggiornamenti. L'associazione cerca di essere il più possibile vicina e io me ne rendo conto che ne abbiamo tanto bisogno e lo siamo, vicina alle imprese, vicina agli imprenditori, anche a livello nazionale, anche con lobbying e pressioni sulle normative. Un ultimo argomento, ultimissimo, è la riapertura. Allora, una indiscrezione che qui la dico e qui la nego: il presidente Cirio pare sia dell'intenzione di iniziare la riapertura graduale sul territorio a partire da subito dopo Pasqua, a meno che a livello nazionale non si prolunghi ulteriormente la chiusura. Quindi non c'è da parte della regione, contrariamente a quello che si poteva leggere sui giornali oggi, non c'è l'intenzione di prolungare autonomamente la chiusura delle attività produttive sul territorio. L'atteggiamento che sta tenendo è molto prudente, uno perché appunto non si sa ancora se, ieri Conte l'ha detto, decideremo più avanti, non si sa ancora se il governo prenderà decisioni restrittive sull'intero territorio nazionale oltre il famoso 13 di aprile, ma anche perché non si vuole creare false sicurezze, e il timore di tutti è che la popolazione tra Pasqua e Pasquetta si dia alla fiera gioia, alla pazza gioia, pensando che tanto comunque si riapre il 14, quindi un giorno o due prima non cambia nulla. Non è così assolutamente. Solo verso metà aprile vedremo quali sono i risultati del decreto chiudi Italia, perché ci vogliono grosso modo 25 giorni tra il periodo di incubazione e il periodo di malattia vera e propria per capire quanti sono i guariti e, ahimè, quanti sono i decessi. Stiamo vedendo adesso il calo dei numeri, che è dovuto alle prime chiusure, la chiusura delle scuole e la prima chiusura che è stata fatta il 6 di marzo su alcuni territori, la Lombardia, parte del Veneto, parte del Piemonte. Stiamo vedendo adesso i risultati, sono risultati positivi. I risultati del più d'Italia li vedremo grosso modo subito dopo Pasqua, e c'è da auspicare che saranno molto più positivi di quelli di adesso. Allora, alla luce di questo, dobbiamo noi tutti quanti pensare alla riapertura. Noi come associazione stiamo lavorando, e anche questo si è letto sulla stampa, con un gruppo organizzato e animato dal nostro Politecnico, nel quale partecipano scienziati di chiara fama, virologi, epidemiologi, medici del lavoro e alcune imprese, per far partire le prime sperimentazioni con le imprese delle nostre, non solo delle nostre, ci sono startup che hanno idee innovative sul tracciamento dei movimenti, sulla misurazione dei parametri corporei, eccetera.
ci sono i sindacati, ci sono istituzioni, ho preteso che ci fosse la GTT perché c'è il grosso problema degli spostamenti che non possono, noi possiamo mettere in sicurezza i nostri ambienti, ma poi se le persone sono schiacciate come sardine in metropolitana sugli autobus è un sforzo inutile. Quindi c'è questo gruppo di lavoro che sta lavorando a sprombattuto ormai da una decina di giorni e sta producendo delle linee guida che poi potranno essere adottate e potrebbero essere un buon suggerimento per cercare di ripartire nel modo giusto, perché la cosa peggiore di tutte sarebbe una ripartenza e poi una seconda ondata di infezione. Con questo auguro buon lavoro a tutti, buona salute, che è la cosa più importante, il bene più prezioso per tutti noi, mai come in questo momento. Ci rivediamo dopodomani e poi appena sappiamo il prossimo seminario, quando riusciamo a farlo, ovviamente diffondiamo. Grazie ancora a tutti e buon lavoro. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Grazie.